Ciao ragazzi, oggi nuovo video, questo è un video per farvi vedere i pennelli che ho preso in vari negozi di cinesi, ci sono qui da me. Qui ce ne sono tantissimi, penso quasi una ventina sparsi per il mio paesino che non è neanche troppo grande. E quindi ogni tanto quando vado cerco di trovare dei pennelli carini, utili, perché costano veramente poco. Quello che costa di più e che vi farò vedere costa 3,50 euro. E li ho messi, ho diviso, ho tre pennelli da viso e sei da occhi, diciamo. Uno in teoria può essere occhi e viso, quindi l'ho messo nella categoria occhi, anche se io lo uso per il viso. Vabbè, poi ve li faccio vedere. E li ho messi tra quello che mi piace di più a quelli che mi piacciono di meno. Così magari se li trovate anche voi e siete un po' indecisi se prenderli, perché comunque dite sono dei cinesi, chissà se sono buoni, io ve li faccio per un attimo quelli che ho io e potete vedere se poi vi possono tornare utili. Iniziamo da quelli da viso. Allora, da viso io quello che mi piace più di tutti è questo. Allora, la marca io non mi ricordo, l'ultimo che ho comprato è di questa, arriva in questa confezione qui e ve lo farò vedere dopo perché è da viso. E questa è della Susie Line Makeup, però non so se sono tutti di questo marchio, comunque li trovate perché sono in questa confezione di plastica. Allora, il primo che ho è questo qui, angolato, morbidi, sono tutti morbidissimi questi pennelli, veramente morbidissimi, molto più morbidi di altri pennelli che costano anche di più che ho. E questo appunto vedete è bianco e sopra è marroncino e io questo lo uso per il contouring perché da blush mi sembra un po' troppo piccino e un po' troppo compatto, invece per il contouring riesco a mettere tranquillamente la terra qui. Questo lo uso quando voglio fare un contouring un po' più preciso, mi pare di averlo pagato sulle 2 euro, 2,50 euro massimo, e perde, quando l'ho lavato mi ha perso qualche peletto ma veramente pochi, insomma niente di eccessivo, e io questo mi ci trovo benissimo, ripeto sono morbidissimi e io appunto lo uso per mettere qui la terra perché vedete riesco a prendere proprio bene questa parte qui, essendo molto piccolino riesco a gestirlo bene e nel mentre comunque sfuma anche benissimo perché le setole sono sì compatte ma essendo morbide riesco a sfumarlo bene. Altro pennello, questo è il primo che ho comprato, è questo qui, sempre della stessa linea perché stessi colori. Questo è uno di quelli con la sezione orizzontale tagliato sopra. Io questo quando l'ho comprato ero un po' indecisa su come usarlo perché per il fondotinta era troppo morbido, vedete, le setole si piegano troppo, e per il correttore era troppo, troppo largo perché come diametro è molto grande. Alla fine io lo uso come blush, lo uso per i blush quelli cremosi, quindi ad esempio, ne so, vi faccio vedere uno per qui, per questo qua della Me and My Ice Cream della Essence, che è questo qui. Con questo io riesco a prendere benissimo benissimo il prodotto, infatti lo uso quasi sempre con questi blush così, tra il cremoso e il geloso, perché non ne prende tanto, lo riesco a sfumare bene perché, ripeto, è molto morbido. Non so se si vede, vedete? È abbastanza compatto, non troppo. Ricorda come sezione un pochino questo qua di Elf, solo naturalmente più piccolo, ma è anche più morbido di quello di Elf. Veramente ottimo questo, e anche questo sulle 2 euro, 2,50 euro al massimo. Quindi questo per il blushing ci trovo molto 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 bene, il riesco a sfumarlo bene, lo prende anche bene. Quindi anche questo mi piace tantissimo. Ultimo pennello, che è quello un po' più inutile secondo me, è questo qui. Questo l'ho preso perché mi piaceva il colore. Questo è quello che ho pagato forse 3,50 euro al massimo e c'era in vari colori, io l'ho preso bianco e viola. Adesso lo vedete perché è un po' sporco. Questo in teoria io lo uso per fare il contouring sempre, quindi dopo aver messo la terra con questo qui, per fare una sfumatura un po' più ampia prendo questo e lo sfumo meglio, altrimenti io ci applico direttamente la terra quando voglio un contouring molto leggero, visto che ultimamente mi sto provando a fare un po' di più il contouring. Questo magari quando non voglio un contouring troppo netto uso questo, prendo un po' di terra poco a poco e la metto, altrimenti io per fare un contouring più morbido uso questo qui che è della Royal, che è più grande. Questo lo usavo all'epoca per la cipria, adesso uso per la terra, quindi con questo riesco a mettere la terra poca e a sfumarla abbastanza bene. Quindi ecco, questo non è proprio un pennello necessario, ecco, potete sopravvivere anche senza, però ecco, a me piaceva il colore, poi non ce l'avevo così grande. Anche questo morbidissimo, è meno denso degli altri, solo vedete sporco perché appunto ci ho messo la terra, devo lavare i pennelli dopo. Anche questo non ha perso peli e neanche questo ha mai perso peli, l'unico che me ne ha persi un po' è questo qua, ma veramente due quando l'ho lavato, ma niente di eccessivo. Questo è anche morbidissimo, vedete, veramente morbidissimo e poco, poco compatto, quindi adattissimo per sfumare meglio i colori. Passiamo ai pennelli da viso. Allora, quello che mi è piaciuto di più e che uso più spesso è questo qui. Questo, anche questo era, ci sono varie versioni, cioè trovate vari manici colorati, ecco, io ho preso questo fucsia perché mi piaceva. E questo è nero, al contrario degli altri, ed è un pennello abbastanza grande da sfumatura. Io questo lo uso
Questo anche mi ha perso, mi sa, due peletti proprio quando l'ho lavato, ma niente di che, non perde colore quando lo lavate. Questo l'ho pagato 1,90€, 1,50€, pochissimo, morbidissimo anche questo. Io lo uso o per applicare quando vado di fretta la mattina e voglio mettere solo un colore, tutto il colore sulla palpebra mobile, oppure ci vado a sfumare insieme i colori quando magari faccio un trucco un po' più elaborato, quindi con più colori, per andarli a sfumare nella piega. Anche questo veramente veramente perfetto, sono di quei pennelli che potete usare quando andate di fretta, non volete averne troppi, prendete questo, mettete tutto insieme, ci potete sfumare anche il colore. Veramente questo è quello che vi straconsiglio di più perché è ottimo. Altro pennello che uso molto è questo qui da eyeliner, piccino, questo adesso è un po' sporco di eyeliner. Questo ha il manico invece, è un rosa cipria, voi lo vedete bianco. Ed è un pennellino di eyeliner minuscolo, vedete quanto è piccino. E è molto alto per essere un pennellino di eyeliner. Io mi ci trovo bene perché riesco a farci molto bene la puntina qui sotto, qui finale, perché essendo piccino riesco a gestirlo bene. Altrimenti anche per mettere l'ombretto o la matita, sfumare la matita qui sotto va benissimo. Questo è 1,50€, mi pare di averlo pagato, non ha perso peli, fa il suo dovere. Perfetto. Altro pennello che mi piace molto, questo in teoria non dicono se è da viso, cioè non so se è da correttore o da ombretto, io lo uso per il correttore. Questo invece ha la marca che è Kaijaili, non so, questa qui, non l'ho mai sentita. Questo adesso vedete è sporco di correttore, perché io con questo ci prendo il correttore dal vasettino, perché quello della Colistar che avevo mi era finito, mi sta finendo, e quindi l'ho messo qui dentro. Quindi adesso lo prendo con il pennello. Io prendo questo con il pennello, lo vado a posizionare sui brufoletti e poi io vado sempre a sfumarlo con questo qui di MAC, che è quello che uso per il correttore, perché sono pigra e non mi di sfumarlo con le dita, ma anche con le dita si può tranquillamente fare. Oppure ci vado, quando voglio mettere il correttore un po' meglio anche qui sotto, lo vado a mettere, io uso questo qui della Maybelline, metto prima un po' qui e poi con il pennello magari cerco di infilarlo proprio bene qui e poi lo vado a sfumare sempre con quello di MAC, dipende da come... da come mi gira quella mattina o quella sera. E comunque questo lo uso per il correttore, per posizionare bene il prodotto sul brufoletto e poi andarlo a sfumare con le dita o con il pennello, e dipende qui qualche volta, ma raramente. E lo uso per il correttore perché mi sembra più adatto, perché avendo le setole abbastanza compatte, questo al massimo per gli occhi secondo me può essere usato per applicare gli ombretti cremosi, ecco, tipo lo potrei paragonare a quello che ho io di Pupa. Questo ce l'ho da una vita, questo di Pupa, forse uno dei miei primi pennelli, e che è molto simile. Comunque questo forse è anche più compatto, questo qui cinese, quindi io questo qui anche mi ci trovo benissimo. Potete decidere voi se usarlo per il correttore o per gli ombretti. Altro pennello che ho è questo qui, questo è uno dei più recenti, questi gli ultimi tre vi farò vedere sono i più recenti e quelli che mi sono piaciuti un pochino meno. Questo ancora devo dire che mi piace, ed è un pennello strano perché ho un po' di fiatone, scusate, ma ho dovuto fare una corsa. Quindi non puoi aspettare un attimo prima di fare il video con il fiatone. Avete ragione, ma è quasi ora di pranzo, mi devo sbrigare perché poi devo andare giù a dare una mano a preparare il pranzo. Quindi volevo finire il video, già che c'era, mi sono data una pennellata in faccia. Respiriamo profondamente, ok. Questo praticamente è un pennello che io all'inizio avevo preso per le liner, poi ho fatto no, è troppo grande, troppo alto, e le setole sono strane, perché non so se si sono sbagliate, nel senso volevano essere tutte pari, o sono leggermente angolate, vedete? Quindi alla fine questo, come anche poi mi ha consigliato una ragazza sotto un video, non mi ricordo quale, di usarlo per le sopracciglia. Quindi quelle poche volte faccio le sopracciglia uso questo, perché è sottile, abbastanza morbido, riesco a mettere abbastanza bene il prodotto, visto che io non è che voglio le sopracciglia iper definite, ma giusto per riempire un buchettino che ho qui, qualche buchettino, perché alla fine ce l'ho abbastanza forte, quindi non mi serve, almeno per il mio gusto personale. Quindi questo anche per le sopracciglia, se avete le sopracciglia abbastanza grandi, ecco perché... se le define fine forse non va benissimo, però non è male. Penultimo pennello in classifica, questo è quello più nuovo che ho preso l'altro giorno, questo qui, che è un pennello d'ombretta abbastanza morbido, vedete? Molto cicciotto. Il problema è che questo l'altra volta, mo non lo so perché ancora non l'ho usato, ma l'ho solamente lavato, mi ha perso una marea di setole. Però ecco, è morbido, ecco, vedete, già me ne ha persa una. Ha le setole che non so, ecco, adesso si vede, ecco. Si vede, comunque perde abbastanza setole ogni volta che lo toccate, infatti penso che questo lo butterò, comunque lo userò finché non continua a perdere, così poi quando rimarrà un po' sprecchiato lo butterò, non lo so, ancora non l'ho usato, peccato perché è morbidissimo, cicciottello, volevo usarlo per mettere il colore qui sotto l'arcata sopraccigliare perché era perfetto per il mio occhio, ma anche per metterlo sulla palpebra mobile va bene. Però ecco, perdi troppi peletti, ma il migliore, devo dire che nella perdita di peletti è questo. Questo è geniale, cioè io non so se vedete, ma ve lo lascio di due peletti qui, no, non si vede, ma perde peli che è una bellezza. Ve lo rivedete perché sono bianchi,
Forse sui miei capelli qualcosa si vede. L'altra volta ho tirato, cioè tutto mi è rimasta in mano proprio una ciocca di peli. Io non so come ho fatto. Vabbè, comunque l'ho lavato l'altra volta, mi si erano proprio staccate i peletti qua dalla parte più esterna e mi è rimasta in mano proprio una ciocca. Ecco, adesso che li devi perdere non li perde. Continua a perderne. Ed è terribile perché così rimarrà a questa velocità. Eccolo. È quello che intendevo. Guardate. Vedete, questo è successo anche mentre lo lavavo, quindi questo io lo butterò direttamente perché mi rimangono in mano, e questo è della stessa linea di quello che uso per il correttore, Kajaili, non so come si chiama. Questo è veramente pessimo, se vedete questo pennello non lo prendete perché veramente vi rimarranno in mano i ciuffi praticamente. E non è che faccio particolare forza a staccarli, vengono proprio via da soli. Questo è veramente pessimo, pessimo, mai visto un pennello del genere. E questo appunto è quello che costava 1,90, che avevo ancora la confezione e me l'ero tenuta. Questo adesso io lo rimetto nella confezione e lo butto. L'ho tenuto solo per farvelo vedere in questo video perché era terrificante l'effetto. Quindi niente ragazzi, io vi ho fatto vedere un attimino i miei pennelli dei cinesi. Ne ho in totale quindi 3, 6, 8, quello 9 ma lo butto. E io mi ci trovo molto bene, con alcuni bene, alcuni un pochino peggio, però insomma, se vi capita di vedere questi pennelli sapete quale provare in caso. Spero vi sia stato utile, vi mando un bacio grande e al prossimo video. Ciao ciao!